Amici di TV Italia Web, buongiorno. Ci troviamo a Mortara presso l'Istituto Ciro Pollini e siamo in compagnia di Antonio Danese, docente di cucina e chef. Antonio, raccontaci delle tue esperienze e di come è nata questa tua grande passione per la cucina. Sì, io sono nato a Napoli 28 anni fa e vivo da circa 7 anni a Mortara, dove svolgo l'attività di docente presso l'Istituto Ciro Pollini di Mortara. E diciamo che dopo le scuole medie è sorto un pochino il problema di cosa fare della mia vita, quindi la passione per la cucina è nata soprattutto da un bisogno economico. Quindi all'epoca l'Istituto Alberghiero era ancora una delle poche scuole che apriva subito le porte al mondo del lavoro, quindi ho fatto la scelta di iscrivermi all'Istituto Alberghiero, dove mi sono diplomato all'IPSAR Luigi De Medici di Ottaviano con il massimo dei voti. E in merito diciamo alla passione, io dico sempre che non si può dare mai una spiegazione razionale, in quanto la passione per la cucina nasce un po' come una storia d'amore, ci si innamora e io ho avuto la fortuna sin dai primi anni di fare delle esperienze professionali in aziende di un certo calibro, nei migliori ristoranti stellati della Campania. Ho incontrato delle persone che mi hanno sempre motivato, incentivato e quindi hanno fatto sì che io mi innamorassi di questa professione. I sacrifici sono stati enormi. Ricordo sempre che nei primi mesi di esperienza professionale in ristorante con 2 stelle Michelin in Campania li ho trascorsi per intero in campagna a raccogliere zucchine, melanzane, erbe aromatiche. E questa cosa diciamo mi demotivava un po', perché mi chiedevo: io voglio fare il cuoco, come mai mi mettono a raccogliere le zucchine, le melanzane? E oggi capisco però l'importanza di quella mansione a me assegnata, perché per capire bene una materia prima bisogna capire un attimino da dove arriva e anche il sacrificio che c'è dietro la sua produzione. Quindi per cucinare bene una materia prima bisogna conoscerla. E in seguito poi, siccome durante gli anni dell'Istituto Alberghiero mi aveva colpito estremamente una frase che avevo letto sul libro di Pellegrino Artusi, il quale diceva che per diventare degli ottimi chef bisognava prima diventare degli eccellenti pasticceri. Al che ho deciso di dedicarmi al pieno alla cucina, cioè a 360 gradi, non tralasciando la pasticceria, e mi sono trasferito per circa 6 mesi in Svizzera, a Crans-Montana, dove diciamo il mio regime di vita si è un pochino stravolto, in quanto la sveglia bisognava puntarla a mezzanotte e per raggiungere il laboratorio di pasticceria dovevo percorrere ben 2 chilometri a piedi nel bel mezzo della neve. Questa mia passione per la pasticceria poi mi ha portato, attraverso l'associazione Cuochi Pavia, nel 2010 a partecipare ai mondiali di Lussemburgo, dove abbiamo creato una squadra, un team, e abbiamo realizzato tutti i prodotti tipici lomellini. Io dovevo realizzare un programma di pasticceria con prodotti a base di riso, ho realizzato un quadro interamente commestibile e dei dolci che avevano al loro interno tutte le qualità tipiche di riso della regione Lombardia. So che di recente ti abbiamo visto su Rai 1, sì. Com'è stata questa esperienza sulle TV nazionali? Ho fatto un'esperienza formidabile che è avvenuta attraverso una sorta di tale scout che selezionava i migliori chef emergenti della penisola. Ho superato le selezioni quest'estate a luglio a Roma e ho partecipato diciamo alle finali che si sono svolte appunto il 16 marzo in diretta su Rai 1 con 3 milioni e mezzo di telespettatori, dove mi si chiedeva di realizzare un piatto che appartenesse sia alle mie origini ma che fosse realizzato con prodotti di stagione e che avesse all'interno anche prodotti tipici della terra che mi ospita da alcuni anni, ovvero la Lombardia. Quindi ho realizzato questo tortino di gamberi di Mazara del Vallo in veste di pancetta tesa di maialino casertano, che è una razza di maiale che risulta in via di estinzione in quanto pochi allevatori continuano ad allevarla e quindi ritenevo opportuno portare un attimino questo prodotto che era poco conosciuto. E una passatina di zucchine basilico con del basilico campano e del finocchietto selvatico che diciamo siccome è il periodo quindi cresce spontaneamente lungo le nostre zone costiere, ho cercato di portare in trasmissione qualche prodotto che fosse sia a costo zero ma anche a bassa emissione di CO2, quindi anche i fiori eduli che ho portato in trasmissione, che ho raccolto io personalmente, in un periodo dove credo sia estremamente importante fare attenzione sia all'inquinamento ma anche al portafogli. Quindi se la natura ci offre dei prodotti che crescono spontaneamente, perché non utilizzarli? Fantastico. Mentre ad oggi di che cosa ti occupi? Oggi svolgo la mia attività di docente presso l'Istituto Ciro Pollini di Mortara, che è la cosa che mi gratifica maggiormente, in quanto trasmettere la passione che è nata in me alcuni anni fa ai ragazzi, ai giovani, per me risulta fondamentale. A volte vedo nei ragazzi che hanno scarse ambizioni e scarsi diciamo, progetti per il futuro, quindi per me è molto gratificante riuscire a trasmettere loro questa passione e fargli capire che diciamo, possono avere un'alternativa, possono avere una strada valida attraverso questa professione.
svolgo l'attività di chef presso l'azienda di catering Arti in Tavola di Vigevano ed inoltre svolgo l'attività di personal chef presso alcune aziende di alcune famiglie. E hai già dei progetti per il futuro? Per il futuro spero un giorno di, vabbè, innanzitutto di continuare la mia attività di docente, ripeto che è la cosa che mi gratifica di più, e di aprire magari un locale tutto mio dove potrei esprimere appieno, senza limiti, la mia filosofia di cucina. Inoltre poi stiamo realizzando qualcosa di veramente interessante con TV Italia Web, quindi credo che è importante non perderci di vista. Va bene, grazie mille. Per il momento è tutto. Da Mortara, Marica, TV Italia Web, informazione on demand.